Eccolo sì, lo mai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme e ovviamente una buona serata a tutti quanti. In questo video, innanzitutto, cominciamo col dire che si è svolto un allenamento molto intenso appunto in quella della Continassa in preparazione a Juve-Atalanta di domenica 10 marzo ore 18 all'Allianz Stadium con ovviamente la selezione dell'arbitro guida per l'incontro, sperando che appunto conduca il match in maniera magistrale, senza sbavature. E ovviamente, come abbiamo detto anche nel pomeriggio, anche in mattinata, Moise Kean ha preso parte al gruppo e all'allenamento, quindi ha lavorato a pieno regime e verrà per la panchina. Ovviamente non partirà da titolare perché l'accoppiata sarà molto probabilmente Chiesa e Milik, salvo appunto cambiamenti all'ultimo momento. E ovviamente ci aspettiamo anche qualche notizia lieta da parte di McKennie, che dovrebbe tentare il recupero lampo, e ovviamente tornerà invece in difesa Danilo, pilastro fondamentale per continuare a abbassare, no, il goal score, i gol subiti, perché stiamo subendo almeno 2 gol a partita, quindi bisogna assolutamente registrare la difesa e credo che Danilo possa in qualche modo aiutare a ricucire questa ferita. Poi vedremo altre notizie, tra cui anche quella di Hausen, che come sapete è prossimo al rinnovo e non vede l'ora di tornare a Torino per conquistarsi o provare a conquistarsi un posto a titolare dopo la bellissima esperienza che sta avendo alla Roma, che lo sta vedendo comunque ottimo protagonista. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, guardando anche come sta andando l'allenamento appunto di oggi, dovremmo avere questa formazione per la gara contro l'Atalanta. Allora, scesi in porta come sempre, credo Danilo, Bremer e Gatti, con un Gatti che come sapevamo ha avuto questo lutto nella sua vita privata con la morte di un suo amico molto caro, e quindi è stato molto scosso da questa perdita e ovviamente ha preferito non giocare, anche perché non era nelle condizioni psicologiche per poter fare la partita a Napoli, e quindi chiaramente speriamo che abbia riassorbito questo trauma e in qualche modo gli facciamo le condoglianze, gli esprimiamo la nostra vicinanza, e queste cose sono sempre brutte, e quindi io credo proprio che dovrebbe farcela invece contro l'Atalanta in casa. Quindi questo sarebbe, diciamo, il trio che io metterei, anche perché di solito Allegri ha sempre prediletto Gatti piuttosto che Rugani, però ecco, magari in questa situazione Allegri proverebbe anche a mettere Danilo, Bremer e Rugani, quindi vedremo in ogni caso chi verrà scelto. Per quanto riguarda il centrocampo invece, ci sono le possibilità di vedere McKennie recuperato lampo, come ha detto, da questa lussazione alla spalla, e quindi magari vedere, non so, Cambiaso a sinistra, visto che Kostić ha perso un po' di posizioni, e UEA a destra con McKennie, Locatelli e nell'eventualità Alcaraz, perché Rabiot non credo recupererà, perché è un infortunio molto fastidioso, come diciamo anche nella live di oggi pomeriggio, quindi sarà molto complicato recuperarlo ed è rischioso tentare di forzare Rabiot quando magari non è ancora al meglio, perché poi potrebbe riacutizzarsi di nuovo l'infortunio e metterlo in difficoltà. Ecco, invece in attacco Chiesa e Milik, con un Milik che abbiamo detto deve riscattarsi assolutamente dal rosso preso contro l'Empoli, che ha un po' condizionato la partita, ma soprattutto dalla media gol molto bassa, che si è alzata un pelino in Coppa Italia con quella tripletta, ma in campionato non ha ancora segnato nel nuovo anno, quindi sono da 3 mesi che è a secco, forse che è qualcosa in più. Chiesa invece è in buona situazione, come ho detto anche in chat con alcuni amici, è un momento molto molto buono per lui, anche per emergere come seconda punta, perché è un giocatore che ha nelle corde tanti gol stagionali, e ovviamente, come vi ho detto, per il momento lui non può giocare anche per motivi di rosa col 4-3-3, si vedrà forse solo in qualche scampo di partita il 4-3-3 per riaggredire alto e provare a creare più occasioni e finalizzare al meglio, ma non potrà essere il modulo fisso, sarà sempre il 3-5-2. Quindi io ripeto, Chiesa, se riuscirà a essere concentrato con la testa a posto, fisicamente con le gambe al meglio, è un giocatore veramente micidiale e che può fare la differenza sempre nell'uno contro uno. Quindi questo è un po' il quadro della situazione in vista di domenica, con ovviamente gli eventuali cambiamenti che ci saranno via discorrendo tra giovedì, venerdì e sabato e poi nella rifinitura. Quindi piano piano aggiungeremo un tassello dopo l'altro per cercare di fare un quadro completo della situazione, però diciamo che abbiamo detto un po' tutto. Per quel che riguarda Hause, notizia poi freschissima, proprio di mezz'ora fa, il ragazzo olandese, però presto naturalizzato col passaporto spagnolo, visto che è di Marbella, farà parte dell'Under 21 spagnola e secondo me ha tutte le carte in regola per diventare un grande anche della nazionale roca della Spagna, la nazionale maggiore.
Cosa dire di questo ragazzo? Allora, intanto una cosa molto importante, che anche se non dovesse risultare titolare alla Juventus, perché magari nelle scelte ci sarà qualcun altro davanti a lui, il ragazzo rimarrà perché ha un potenziale enorme, la società crede in lui e quindi anche se dovesse arrivare Calafiori, che è uno dei nomi fatti un po' da tutti, e uno di quelli che piace soprattutto a Giuntoli e Manna, il ragazzo rimarrà nel giro, nelle rotazioni, perché ha veramente le carte per diventare un futuro pilastro della Juve del futuro. Quindi questa è una notizia bellissima che ci tenevo a riportare, perché ho sempre detto che il ragazzo deve rimanere. Non l'avrei mandato in prestito, però a questo punto, vista l'esperienza che ha fatto a Roma, direi che sono soddisfatto e contento, perché tra l'altro, oltre a essere provato a braccetto nella difesa 3, è stato anche avanzato da De Rossi già nella partita precedente per provare ad impostare, perché come avete visto spesse volte la Juventus va in difficoltà quando deve impostare dal basso, perché magari fa molti errori, non ha giocatori che sono in grado di giocare a testa alta con i piedi buoni e sbagliare i passaggi e fare passaggi giusti. Quindi è chiaro che avere un giocatore che sa anche impostare in quel modo è utilissimo. Quindi, altra cosa importante, al ragazzo verrà proposto con ogni probabilità, non abbiamo la certezza matematica, ma quella è l'idea, un rinnovo fino al 2029, proprio per sigillarlo alla Juventus. Ed è chiaro che quando fai un rinnovo di questa portata di 5 anni, il valore del cartellino deve essere messo altissimo, o addirittura con una clausola sopra i 100 milioni, in modo tale che vendi a peso d'oro il valore che crei in casa tua, nella tua cantera. Quindi questa è una notizia veramente strepitosa, anche perché Hausen ha già avuto modo di tastare un ambiente molto caldo come quello di Roma. Non è facile imporsi anche da titolare nella squadra di De Rossi quando ci sono comunque giocatori di altissimo livello, e soprattutto hai la tensione a mille, come ho detto, perché la squadra di De Rossi punta al quarto posto e ormai non si nascondono più, perché come sapete hanno, se non sbaglio, 47 punti a meno 10 da noi, e ricordiamolo, sono a meno 4 dal Bologna. Quindi l'obiettivo quarto posto è super accessibile, hanno un calendario anche abbastanza agevole, non agevolissimo ma abbastanza agevole, e quindi la Juventus in questo momento, e mi rilascio proprio a questo discorso approfittando del discorso Hausen Roma, deve in qualche modo invertire la rotta dei risultati, perché basta un nulla, due risultati negativi ancora una volta contro Atalanta e Genoa per ritrovarsi assorbiti addirittura nella bagarre quinto quarto posto, ed era una cosa che fino a 6 giornate fa ritenevamo impensabile. Quindi ragazzi, l'importante è soprattutto lavorare bene in settimana, fare la giusta pausa dopo le partite come è successo con Napoli, ma immediatamente mentalizzarsi al 100% sul campo. Importante aumentare un po' i carichi di lavoro, perché la squadra, come avete visto, va in transagonistica e in affanno già dopo pochissimi minuti del secondo tempo, e solo con i cambi riesce di nuovo a tornare pimpante e arzilla, altrimenti veramente faremo fatica e saremo molto fiacchi. Quindi qualunque squadra incontriamo, spesse volte ci battono sul piano del ritmo, magari anche a livello di rosa, no, non sono superiori a noi, ma a livello atletico, e qui bisogna un attimo guardare qual è il lavoro di Folletti, di Trombetta e degli altri, perché non si può dare che alla Juventus non riusciamo a tenere 95 minuti con recupero incluso. Quindi ripeto ragazzi, è importantissimo presentarsi alla partita con la Dea a tirati a lucido, con la formazione migliore e con i giocatori recuperati, pronti ad essere convocati e pronti a dare il loro contributo nel secondo tempo, perché con i 5 cambi, come abbiamo visto, le partite cambiano da oggi al domani. L'avete visto anche contro il Napoli, no? Non l'abbiamo buttata dentro, la partita è andata dalla parte del Napoli, però poi non l'avevamo ribaltata e con i cambi stavamo riuscendo addirittura a vincerla, potevamo tranquillamente vincerla, e poi purtroppo gli episodi ci sono girati a sfavore. Quindi questo per dire che cosa? Che il contributo dei titolari, ma anche delle riserve, è fondamentale, quindi nessuno deve essere tralasciato, lasciato indietro o considerato da meno. Quindi ragazzi, la Dea arriverà da una partita veramente insidiosissima a Lisbona, contro lo Sport Lisbona, che ricordiamolo l'aveva liquidato anche nel girone, però nella fase di eliminazione diretta agli ottavi di finale di Europa League la pressione sale a mille, e quindi chiaramente la Dea sarà obbligata in Portogallo a giocare con la formazione migliore di tutte, e quindi è chiaro che con questo obbligo qui, a meno che non vadano per il pareggio con una formazione rimaneggiata per poi giocarsi le loro chance in casa a Bergamo, ci troveremo un Atalanta comunque con energie un po' più basse, sia a livello psichico sia a livello fisico, e quindi questo è un vantaggio che noi dobbiamo sfruttare. Quindi io mi auguro vivamente che Allegri proverà, come ha fatto anche con Napoli, va detto, a giocare d'attacco, a giocare subito aggressivo, tentando una partita offensiva d'attacco, di proposizione, perché abbiamo visto che
al di là del risultato, la Juventus per assurdo ha fatto meglio di tante altre partite e quindi secondo me bisogna andare su quella falsa riga lì. Può capitare una partita in cui non vinci anche se giochi meglio delle altre volte, sempre non benissimo, ma meglio delle altre volte. Ma però non bisogna ritornare agli antipodi, cioè col pullman davanti alla difesa, tutti sotto palla, attaccanti slegati dal gioco, quindi da soli, con delle pallonate che arrivano dalla difesa, ma ecco, cercare di coinvolgerli. E quindi ripeto, secondo me con l'Atalanta dobbiamo fare il contrario di quello che penseremmo di fare, cioè aggredirli alti, perché come ho detto, abbiamo visto che in alcuni tratti di partita, non durante tutti i 90 minuti perché non puoi reggere il ritmo, però in alcuni tratti da partita secondo me si può provare a fare dei break, cioè tentare quando la palla è a loro in difesa e magari il portiere la passa ai difensori subito a pressare alto, perché avete visto anche con Napoli siamo riusciti a rubare una grandissima palla, se non sbaglio con Alcaraz o con un difensore, e immediatamente a lanciare Vlahovic che poi davanti alla porta con Meret ha sbagliato. Quindi, però non dobbiamo guardare gli errori fatti, perché gli errori sono errori e bisogna migliorarli, ma le palle gol che hai creato con quel tipo di attitudine e quell'approccio lì, questo è quello che bisogna guardare, perché poi i tabellini basta aggiornarli, le statistiche bisogna migliorarle con l'impegno e con lo zelo sul campo, quindi il rettangolo verde dirà il suo responso. Però secondo me è fondamentale avere questa mentalità che abbiamo dimostrato poi, come ho detto, a Napoli, ma anche con Sassuolo e Lecce, per poi incappare in un periodo veramente nero, che è stato in qualche modo anche rimpolpato dalla sconfitta con l'Inter, che sicuramente si è fatto perdere certezze, ma sono convinto che riusciremo di nuovo a trovare in bando la matassa e contro l'Atalanta e poi col Genoa, in qualche modo a fare almeno 4 punti, quello che mi auguro io. Ditemi la vostra, bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato anche su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi con amico anche lì in privato nel gruppo e vi farò avere tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza Juve fino alla fine!